Buonasera amici, cosa ci dice questo pareggio, questo scialbo pareggio di Ginevra? Ci dice che purtroppo la situazione è più grave del previsto perché io ho sentito tante analisi tattiche, pseudotattiche, psicologiche in questo dopopartita nelle quali si cerca di mettere a fuoco, per esempio, una certa debolezza esterna, nel rendimento esterno della Roma in questi 3 anni, quindi il discorso è stato richiamato sul fatto che Mourinho in settimana aveva detto che la squadra in trasferta era troppo fragilina, che voleva una squadra di banditi, perché cercava appunto di mettere l'accento, no, sulla mancanza di cattiveria sotto porta che la Roma in trasferta. Però il problema a me sembra un altro, a me sembra che in questa partita sia emerso in modo molto chiaro, perché noi dobbiamo partire da un presupposto: il Servette è una squadretta da fase a gironi di conference. Temo di dover dire che forse neanche da fase a gironi di conference, che comunque se arriva alla fase a gironi di conference esce poi già nella fase a gironi. Questa è il Servette, una squadra che certamente in casa ti trasforma in positivo rispetto a quello che abbiamo visto a Roma, spinta dal tuo pubblico. Questo stadio si chiama il Genève di Ginevra. 28.000 spettatori, di cui 2.000 romanisti, 3 gradi la temperatura, una pioggia incessante, campo in pessime condizioni. Ma quindi loro hanno cercato di sfruttare le loro modeste qualità di corsa, di velocità, si sono sempre aiutati, si sono passati molto la palla, hanno giocato da squadra. Sicuramente sono più abituati di noi a giocare su questo tipo di campi e si sono mossi meglio di noi sotto questo punto di vista. Però io quello che continuo a vedere è che noi abbiamo troppi brocchi nella nostra squadra e tecnicamente si vedono troppe cose che non vanno. Perché poi senza Mancini, già la difesa Mancini-Llorente Ndicka è una difesa che è tutto un punto interrogativo. Senza Mancini abbiamo affrontato questa partita con una difesa praticamente sperimentale, perché cioè, giocare con Llorente, Cristante centrale, che non è un centrale come si è purtroppo visto molto bene in occasione del gol del pareggio, abbastanza fantozziano, no? Sembrava una partita dei film di Fantozzi proprio. Ndicka quindi a sinistra, con poi Çelik che è un'altra bella cieca sulla fascia destra, e quindi a sinistra Shaarawy, che è un altro giocatore che su questo terreno di gioco evidentemente si trova male, visto che è un giocatore che fa della corsa la sua arma principale, quindi si trova a partire su questo terreno così malmesso. Ha giocato sicuramente una partita modesta e Shaarawy rispetto alle sue potenzialità. Quindi io quello che dico è che il fatto di sapere che Smalling, se lo rivedremo a gennaio, ma si comincia a temere di non vedere più questo giocatore con la maglia della Roma, che a gennaio potrebbe anche partire perché ormai ha dei grossi problemi, potrebbe scegliere lui anche di andare altrove, la Roma potrebbe scegliere anche di liberarsene, tra virgolette, visti questi continui problemi. Senza Smalling è impossibile giocare questa stagione con questo gruppo di giocatori, cioè abbiamo veramente un blocco difensivo completamente inadeguato. Sì, si può sperare a gennaio di prendere giocatori, ma non è poi facile prendere giocatori che si inseriscono subito e possono fare la differenza. E prendere qualche difensore sarà obbligatorio, ma
è molto grave la situazione difensiva, ma sono tante le cose che non mi sono piaciute questa sera. Ad esempio, Paredes, che è un giocatore, se mi ricordava, stavo dicendo prima, ricorda un po' Andrade, no? Il giocatore va a una velocità tutta sua, che sta su ritmi di allenamento certe volte. Sembra anche appesantito nei movimenti. Mi sta veramente deludendo, come mi sta deludendo anche Aouar, che è un altro che non riesce a trovare bene la posizione in campo. Poi sicuramente anche Mourinho questa sera ci ha messo un po' del suo, perché per esempio questa non era la partita di Paolo Dybala, no? Diciamo sempre che Dybala ha una sua fragilità che va gestito, va preservato. Su un campo del genere non lo metti Dybala. Era tutta la vita la partita di Belotti, questa qui, per proprio le caratteristiche del tipo di partita, del terreno di gioco, ci voleva un combattente come Belotti. Probabilmente ci avrebbe potuto dare una mano anche Azmoun in questa gara, che non può però giocare perché non fa parte della lista UEFA. Infatti Mourinho ha detto: mi dispiace in questa partita non poter avere Azmoun, che sarebbe stato sicuramente utile, soprattutto sull'1-1. Ma io vedo tanti problemi, vedo proprio tanti problemi. La Roma ha affrontato questa squadra allenata da Weyler, una squadra che ha vinto 17 scudetti in Svizzera, 3 coppe, di Svizzera retrocessa 2 volte, di cui una perché è fallita, che si è messa in campo con un 4-4-2 freak fra i pali, giapponese Tsunemoto, terzino destro, Ruiller, Severin, Baron, questa è la difesa, Stevanovic, Cognà, Onduà e poi l'ungherese Bolla, Kutesa, Bedia. Questa che ci ha punito con il gol peggio. Ragazzi, è una squadra che in Italia arriva, io lo so, io vedendola giocare mi ricordava la Salernitana, anche per il fatto della maglia granata, ma un po' la Salernitana, cioè, l'Italia lotta per salvarsi questa squadra qua. Guarda che lotta, lo so, il Verona è più forte di questa squadra qui. Quindi io sinceramente sono molto sbalordito da questa prestazione. Credo che Mourinho non abbia dato ampio spazio ai cambi, alle seconde linee, abbia puntato su una squadra quasi di titolari perché voleva giocarsi questo confronto a distanza con lo Slavia Praga, vedendo un po' il risultato dello Slavia Praga, quindi magari portandosi in vantaggio come era successo, e poi con un orecchio alla radiolina, come si diceva una volta, a vedere cosa faceva lo Slavia, che nel frattempo stava perdendo 2-1 dopo essere passato in vantaggio, era stata rimontata. Ma poi nel finale sono riusciti a ribaltare, hanno vinto 2-3. Allora, se la Roma si fosse trovata in una situazione, magari stava vincendo 1-0 e loro perdevano, avremmo avuto le ali ai piedi in quel momento della partita. Secondo me aveva questo tipo di situazione in testa Mourinho. Quindi portarsi sul 2-3-0 e poi negli ultimi 20 minuti fare tanti cambi per far riposare qualche giocatore importante con l'orecchio sempre alla radiolina, sperando che lo Slavia non vincesse. Poi invece negli ultimi minuti proprio ha trovato il gol della vittoria, ma non è perché altrimenti avrebbe dovuto schierare tante seconde linee, qualche giovane, Pagano, questi ragazzi qua, e fare una partitaccia, insomma, in testa la prossima partita di campionato con il Sassuolo a Reggio Emilia. Quindi, se lui è sceso in campo, comunque con Dybala, Lukaku dal primo minuto, eccetera, eccetera, mettendo in campo una squadra che a parte Svilar, che è il secondo portiere, è più o meno in questo momento la squadra titolare, e Mancini che stava in panchina, ma più o meno era una squadra che questa partita avrebbe dovuto vincerla, per quelli che sono i giocatori, che io vi ripeto la formazione del Servette, Frick, Tsunemoto,
Tsunemoto, Rullier, Severin, Baron, Stefanovic, Cognat, Onduà, Bolla, Cutesa, Bedia. Ragazzi, cioè, se non vinciamo con queste squadre, io non so cosa pensare. Primo tempo, quinto minuto, Cutesa, destro alto, la buona posizione. Al sesto, Parasvilà su Tsunemoto. Al nono, destro largo di controbalzo di Cognat. Undicesimo, Bolla, tira di destro, centrale, Parasvilà. Quindi nella fase di avvio della partita, spesso succede che la Roma approccia le gare molto molle. Un altro problema, anche nel secondo tempo è successa questa cosa e spesso succede anche all'inizio del secondo tempo. Cosa si è visto in questi primi 11 minuti? Si è visto che questi qua bastava che acceleravano un po' sulle fasce e poi crossavano al centro rasoterra e si creavano delle occasioni da rete. Quindi questo è già un segnale di una debolezza, una fragilità difensiva che, tra le altre cose, non necessitava della prova del campo perché bastava leggersi la formazione iniziale. Cioè, noi chiaramente con Llorente, Cristante, Ndicka e Svilari in porta siamo una difesa di merda. Insomma, cioè, questo lo dobbiamo capire perché poi è inutile parlare di finali di Coppa Europa, di Europa League, eccetera, eccetera. Noi con questa difesa non facciamo assolutamente niente. Questo è il discorso. Poi, al tredicesimo, un destro un po' strampalato di Shaarawy che subito si annuncia non in buona serata. Al quindicesimo, corner di Paredes, testa da destra, testa, colpo di testa tentato da Ndicka, una roba da terza categoria, proprio tira alto in modo goffo, da ottima posizione. Ibañez questa palla l'avrebbe trasformata in un gol, senz'altro. E anche aveva tempo per coordinarsi, era praticamente libero. Veramente un giocatore indecifrabile questo Ndicka, non si capisce che cosa ci abbia visto Thiago Pinto in questo giocatore. Al 22esimo, forse un po' a sorpresa, segna la Roma con un sinistro di Lukaku. Ed è un'azione che ci dice perfettamente qual è la fragilità, la pochezza della servetta con Llorente che parte da destra, fa centra verso il centro dell'area. Quattro giocatori della servetta vanno su Llorente dimenticandosi completamente Lukaku. Llorente tocca per Lukaku e di prima intenzione la mette alle spalle di Frick senza nessuna difficoltà. Un gioco da ragazzi per Bigrom. Non puoi tu lasciare libero in aria, al centro dell'area un giocatore del genere per andare a chiudere su Llorente in quattro. Veramente una situazione da far vedere a ragazzi delle scuole calcio per un errore proprio da matita blu per fargli capire, insomma, che non si può difendere in questa maniera, che vanno tutti su un giocatore e lasci liberi gli altri. Una cosa incredibile per una partita di livello europeo. Comunque Roma in vantaggio, sembra in discesa la partita. Al 24esimo potremmo anche raddoppiare, ma il destro di Lukaku di prima intenzione è alto. Al 26esimo ci prova Cognat, la posizione centrale, anche lui di destro tira alto. Al 44esimo il Servette meriterebbe il pareggio per una bella azione di Cutesa che da sinistra scarica un destro violentissimo quasi sotto l'incrocio dei pali opposto. E c'è la grande parata del Miresvilar, fa una grande parata, distendendosi sulla sua sinistra, proprio, tocca proprio quel tanto che basta per mandare in corner, finisce quindi la Roma in vantaggio, primo tempo, sembra una partita che si è direzionata sulla giusta strada con lo Sheriff che intanto ha pareggiato 1-1 con la fine del primo tempo con lo Slavia, poi passerà addirittura in vantaggio e quando nel secondo tempo vediamo lo Sheriff in vantaggio, tutti naturalmente cominciamo a fare tutti i nostri calcoli, perché addirittura poteva succedere che lo Sheriff avrebbe vinto e la Roma addirittura con un pareggio avrebbe scavalcato lo Slavia, pensate cosa sarebbe stato il colmo proprio.
Nel secondo tempo la Roma ritorna in campo molle, come vi dicevo prima, non è la prima volta che succede, ma il gol del pareggio al quinto minuto di Bedia, o Bedia come si chiama, è una roba pazzesca con questo cross di Stefanovic, buco clamoroso di Cristante che non, io non me la prendo con lui, me la prendo con chi l'ha preso, con chi lo tiene, con chi lo vuole tenere, con chi lo mette centrale di difesa, con chi pensa che sia un giocatore della nazionale, con chi pensa che sia un giocatore di casa. Vabbè, comunque, buco clamoroso di Cristante, Bedia controlla, è il miglior marcatore del Servette quest'anno con 9 reti. A questo punto, davanti a lui si para, si va per dire. Il prode Mine Svilar che si passi piazza gambe larghe davanti a questo giocatore che vede queste gambe spalancate, non fa altro che toccare, fa la passata in mezzo alle gambe, ma ancora non è finita perché sulla linea di porta Celik non è che dovrebbe fare un miracolo per spingere la palla in scivolata sulla linea di porta, non riesce a intervenire, quindi il gol del pareggio. Ma io non so che dire, è un gol nel quale tu dovresti prendere questi tre giocatori e levarli completamente di scena, perché proprio sono errori proprio, come vi posso dire, non c'è neanche un aggettivo, cioè di gente completamente inadeguata a vestire la maglia della Roma. Al 54esimo prova a cambiare qualcosa Mourinho, che vediamo molto nervoso in panchina, c'è credo con quello che si vede in campo, mette Pellegrini per Aouar, ma anche Pellegrini non combinerà grandi cose. Al 62esimo Dybala, che nel frattempo è stato toccato duro su questo campaccio, no, che lo espone anche a questi colpi, lui già prende colpi su campi in ottime condizioni. Si mangia un gol clamoroso di sinistro, alza sopra la traversa, ottima posizione. Un errore veramente non da lui, che può avere solo una spiegazione, una condizione fisica approssimativa appunto per i colpi subiti. Al 65esimo ha ammonito Cristante, nel finale verrà ammonito anche Ndicka, che quindi essendo diffidato salterà l'ultima partita di Europa League. Al 71esimo, altra clamorosa occasione per Dybala da destra, che di sinistro tira debolmente su Frick in uscita, un bel filtrante di Lukaku, è un'altra grande occasione. Al 73esimo dentro anche Spinazzola per El Shaarawy, uno Shaarawy molto deludente secondo me questa sera rispetto ai suoi standard abituali. All'ottantesimo tira altissimo Paredes da zona centrale, un tiro veramente, ragazzi. Questo giocatore lo stiamo perdendo. Avete visto quei telefilm, no? Dove ci sono gli ambientati negli ospedali, cioè che c'è il medico che dice lo stiamo perdendo. Ecco, Paredes lo stiamo perdendo. Proprio, un giocatore va due all'ora, che non ha più il tiro, non ha più. Non si riesce a capire. E pensare che stiamo parlando di un campione del mondo. Nel finale Belotti e Sanchez rilevano Dybala e Bove. Belotti, ripeto, è una partita proprio sua, questa è proprio degli attaccanti che avevamo da Lukaku, il primo che avrebbe dovuto scendere in campo era Belotti. Sanchez l'ho visto molto vivace, per i pochi minuti è stato in campo, ma chiaramente ormai la partita aveva preso la sua direzione. Bove ha risentito di un colpo preso nel primo tempo molto duro. Ora ci sarà la trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo, con la Roma quinta in classifica. Sapete che quest'anno probabilmente basterà arrivare ai quinti per effetto del ranking UEFA per andare in Champions, in quanto dal prossimo anno la Champions avrà un format completamente rivoluzionato, con 36 squadre, con delle regole tutte nuove. Ogni squadra giocherà come minimo 8 partite, quindi avranno anche degli introiti garantiti maggiori, quindi è vitale in questa fase proprio ritornare in Champions League. Capiamo che questo pesa tantissimo nella gestione, perché l'abbiamo visto, no? Anche proprio a Praga si è preferito privilegiare la partita, il derby, la partita con la Lazio, anche se era evidente che la partita più importante di questo ciclo era Slavia Praga-Roma, che era la partita che contava qualcosa. Avessimo perso con la Lazio, avremmo perso alla fine un punto che nell'arco di 38 gare avrebbe cambiato anche poco.
mentre la sconfitta di Praga ci costringerà agli spareggi adesso nel 2024 con una squadra che scende dalla Champions, che potrebbe essere anche una squadra molto forte perché viene giù brutta roba veramente quest'anno. E già ci sono bruttissime squadre dentro come Liverpool, ma anche altre. Però il problema, secondo me, qui non è nemmeno la gestione e le scelte che vengono fatte dall'allenatore o dalla società, da chi vi pare, su come individuare in questo momento quali sono gli obiettivi prioritari della Roma. Il problema sono proprio diventati i giocatori. La Roma ha proprio alcuni giocatori che non possono giocare proprio, non, cioè, non possono scendere in campo. Lo stesso Spinazzola è un altro che lo stiamo lentamente perdendo proprio, che fa questi cross a palombella, ma sembrano passate, sembrano cross da partita, neanche da allenamento. Avete visto il riscaldamento prima della partita, quando uno si mette a fare i cross in aria per l'attaccante, il portiere che para, li porta 200 volte per riscaldare il portiere, eccetera. Lui fa anche bene la finta, poi mette sta palombella lenta a spiovere, che viene sempre presa dal portiere. Una roba inspiegabile proprio. Non si riesce a fare un cross teso al centro dell'area con un giocatore come Lukaku al centro dell'area, facciamo queste palombelle. Io non lo so, non riesco più a capire che cosa sta succedendo. Questa è una, per me, una fase di riflessione. È difficile per me capire qualcosa perché vedo errori tecnici, vedo una squadra che va a una velocità che non è adeguata a una partita ufficiale, che non è adeguata a una partita di Europa League, una serie di brocchi nella nostra formazione, veramente umiliante per la nostra tifoseria. Non si possono vedere giocatori come alcuni giocatori, come Çelik, Ndicka, Vilar. Ma anche Llorente è un buon professionista, ma niente di più, non è un giocatore neanche da tenere. Io leggo che adesso rientra Kumbulla, ho detto allora stiamo a posto, che potrebbe rientrare, pensate un po' proprio anche per Roma Cremonese dei primi giorni di gennaio, come lo scorso anno, che già ce l'ha fatta perdere una con la Cremonese, anzi due forse, mi ricordo bene. E ci ha fatto eliminare il Coppa Italia, rientra apposta per farci eliminare un'altra volta. Ma se poi essere contenti che rientra Kumbulla, ma Kumbulla prima ce lo leviamo di mezzo è meglio, no? Ma che è un giocatore di calcio Kumbulla? Abbiamo veramente una serie di problemi che non mi lascia proprio tranquillo, perché poi nel grigiore generale della squadra anche i giocatori che sanno giocare vengono un po' trascinati verso il basso, tra le altre cose. E ci sono giocatori che stanno vivendo un'involuzione preoccupante a partire da Lorenzo Pellegrini, ci sono tanti giocatori che a un certo punto va al tiro nel finale di partita in un modo ridicolo. Ci sono giocatori che hanno tanti problemi fisici, sono sempre gli stessi poi che ricorrono sempre, quindi il portiere, io ho sempre detto, vogliamo giocare con Svilar, giochiamo con Svilar, ma poi vi rendete conto di che gol ha preso Svilar? Ma guardate bene, ora lasciamo perdere la grande parata che fa nel primo tempo, che è una grande parata, ok, ma quella è una tua dote atletica, tu hai esplosività, ti sei tuffato e ok, ma tu il gol che prendi, quello è un errore tecnico, cioè non è una cosa che non dovresti fare, ma neanche a livello dei giovanissimi, cioè uscire verso l'attaccante che sta nell'area piccola e ti sta tirando in porta a gambe larghe. Ma vi rendete conto di che cosa stiamo parlando? Quello proprio la guarda, si vede proprio, lo guardi, cioè, ammazza, stai proprio a gambe larghe, ma io non faccio altro. Gli ha dato un colpetto tipo una palla da biliardo, proprio che la colpisci, tac, e passa sotto le gambe. Cosa, ragazzi, proprio veramente ridicola, proprio è una cosa proprio imbarazzante. Çelik poi vi ripeto, poteva ancora respingere, è entrato lui in porta invece del pallone, quindi è molto grave la situazione
Ora capisco anche perché tante sconfitte. Forse ci siamo anche un po' lasciati quest'anno influenzare positivamente da quel 7-0 con l'Empoli, dove la Roma sembrava una squadra incontenibile quella sera, ma in realtà a cospetto aveva una formazione molto modesta. Ma purtroppo nel pallone si gioca in 11, quindi quando io esalto Lukaku, Dybala, eccetera, mi devo rendere conto di questa cosa. Si gioca in 11 e non è sufficiente avere dei grandi giocatori, perché la squadra ha bisogno di equilibri. Al di là di tutti i ragionamenti che si può fare, se conviene passare il turno, se non conviene, se conviene arrivare ai quarti, quinti, terzi, ma la squadra deve avere un equilibrio tattico. Questa non è una squadra che ha un equilibrio tattico, questa è una squadra che a tratti gioca anche bene, forse è anche migliorata come gioco, nel senso si fanno tanti passaggi più veloci, si cerca Lukaku in verticale, prima si giocava pochissimo in verticale, ma non c'è equilibrio tattico, cioè tu hai le stesse possibilità di fare un grande contropiede come di subirlo, non c'è filtro davanti alla difesa, non c'è filtro a centrocampo, i difensori sono, io penso, i peggiori che abbiamo. Questa sera avevamo la difesa più scarsa veramente da tempi. Faccio fatica a tornare indietro in questo momento per ricordarmi una difesa così scarsa. Svilar, Llorente, Cristante, Ndicka con Celik a destra, Shaarawy a sinistra, diciamo che giocava tutto un po' con l'idea di più di ripartire in contropiede, anche se poi non ci è riuscito tanto. Una difesa del genere, io me ce devo impegnare per andare a trovare una difesa così scarsa. Quindi, di fronte a questa realtà evidente che tutti possiamo andare a facilmente a verificare, che basta andarsi a vedere le formazioni della Roma negli ultimi 20 anni, stagione per stagione, vi garantisco che prima che trovate una difesa così scarsa ce ne vuole, ma ce ne vuole veramente. Quindi stasera sono molto perplesso, perché io ho sempre detto: c'è una Roma con Smalling, c'è una Roma senza Smalling, come infatti stiamo vedendo. Sapere che non avremo Smalling, se lo sa neanche se lo rivedremo, io mi domando quando andremo a giocare contro il Napoli, contro l'Inter, contro Vlahovic e Chiesa, contro questa gente qua, so veramente che cosa ci potremo inventare, perché oltre a già dei difensori deboli, non avere neanche uno schermo efficace, non avere un filtro davanti a questa difesa già così lacunosa, per me è motivo di grande preoccupazione, perché non è facile lavorare in queste condizioni, non è facile, perché non ci si può sempre affidare ai gol di Lukaku, che magari ti risolve la partita all'ultimo minuto, come è successo con Lecce. La squadra deve avere, oltre che un gioco, un suo equilibrio. In questo momento la Roma non ha un equilibrio, e non lo può avere perché non ha i giocatori per avere un equilibrio, non c'è allenatore che tenga. Tra l'altro, sapete che questa è una partita che, siccome c'è in ballo il rinnovo del contratto di Mourinho, non si parla di altro nel mondo Roma, di questo fatto del rinnovo o meno del contratto di Mourinho. Per Mourinho vince in questa fase della stagione, più vince partite, meglio è, più si avvicina al rinnovo del contratto, più fa ste prestazioni, purtroppo, bisogna dirlo, e più i freaking sul nome Mourinho scrivono un grandissimo punto interrogativo. Perché loro a un certo momento dicono: sì, la curva sud gli fa i cori, lo stadio tutti per Mourinho. Quando viene annunciata, gli hanno annunciato i giocatori, tutto lo stadio,
Manifesta entusiasmo per questo allenatore, trema la curva sud quando viene annunciato il nome di José Mourinho, tutti per Mourinho, e poi dopo i freaking però guardano la partita e dicono Mourinho gli vogliamo bene pure noi, ma queste sono le partite poi che si vedono. La partita di stasera è una partita avvilente, che noi abbiamo giocato con una squadra molto debole, ragazzi, non è neanche il risultato in sé che già non mi soddisfa. Noi stasera avremmo dovuto vincere 2-3-0 col Servette, poi avevamo ormai rovinato la qualificazione a Praga e ok, ma per quello che era l'avversario non aveva vinto 2-3-0. La palla che arriva a chi ha segnato, Cutesa mi pare che ha segnato, la palla che arriva a Cutesa, no a Bedia, 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 al quinto minuto. Non deve mai arrivare in quella nella situazione di area piccola una palla da destra così a scavalcare il nostro difensore, arrivare all'attaccante avversario. È una cosa inaccettabile. È un errore proprio, come posso dire, è come uno che viene nella pallacanestro, viene lanciato in contropiede, è completamente solo, salta per far battere la palla sul tabellone, mandarle completamente solo e prende il tabellone, la palla esce, non riesce a fare canestro. La stessa cosa, è una cosa che non si può vedere. Non si può vedere a livelli professionistici, perché è un gioco da ragazzi fare quel canestro ed era un gioco da ragazzi intercettare quella palla. Quindi non so nemmeno se sia un errore tecnico, un errore di mancanza di concentrazione da parte di Cristante, che ripeto, non è un centrale, infatti non essendo un centrale non doveva stare lì, e invece ci sta. Perché ci sta? Perché evidentemente chi compra i giocatori e fa il calciomercato non valuta tante cose, perché sapevamo che Kumbulla aveva bisogno di molto tempo per riprendere, come sapevamo che Ebram aveva bisogno di molto tempo per riprendere, e sapevamo anche che Smalling è un giocatore che non ha praticamente un sostituto in questa squadra e che anche lui in passato ha avuto dei problemi fisici, e quindi avevamo bisogno, abbiamo detto per oltre un anno, di un famoso centrale di Pierre Mancino che potesse fare anche il terzino. Siamo andati, chi siamo andati a prendere? Ndicka, che è un giocatore che io penso che nella primavera della Roma farebbe un'ottima figura. Nella primavera però della Roma. Quindi questa è la situazione. Stasera c'è amarezza, c'è preoccupazione. E ripeto, non c'è Mourinho, non c'è altro allenatore che tenga con questi giocatori, ti puoi mettere a 3, a 4, a 5, cioè questo è il livello, è questo. Noi qualche partita la vinceremo sempre perché abbiamo due grandi attaccanti, stasera non erano nella loro migliore serata, hanno sbagliato dei gol, anche Lukaku nel primo tempo ha avuto una palla che poteva essere 2-0 sul destro, la tirata alta, con un po' più di cattiveria, e anche in un'altra occasione avrebbe potuto essere molto più mancata la cattiveria soprattutto. Qualche partita la vinceremo sempre, ma complessivamente ci sono troppi problemi, ragazzi. Stasera faccio molta fatica a vedere qualcosa di buono. Ora magari a Sassuolo la vinceremo pure, perché Sassuolo è una squadra tutta strampalata che spesso, tra l'altro molto spesso, ci ha messo in difficoltà anche lo scorso anno, però è una squadra imprevedibile che quando sbaglia la giornata prende una barca di gol. Magari vinceremo pure, ma complessivamente è proprio l'organico che abbiamo che è tutto un grandissimo punto interrogativo, a parte quei due o tre grandi giocatori che abbiamo e li conosciamo. Speriamo bene, a domani ragazzi.